oggi niente rendering, i rendering servono per far capire come sarà quello che oggi sta diventando realtà. Abbiamo fatto la consegna dei primi 4 lotti pilota di forestazione urbana. Partiamo da Parco Aldo Moro, che è un simbolo della città che per molti anni è stato chiuso e che grazie a una sinergia anche con INGV oggi riapre non solo come verde, ma come abbiamo anche sentito durante la conferenza stampa, con un impegno di INGV a riattivare la stazione, diciamo, che diventerà appunto focale per investimenti futuri. Questo vuol dire che parlare, dialogare e collaborare con gli enti porta risultati. La forestazione è un progetto che va avanti da tempo. Oggi abbiamo fatto la consegna con tanto di firma, le ditte avranno i loro tempi. Come abbiamo sempre detto, dovremo vigilare affinché i tempi vengano rispettati. Apriremo altri cantieri, stiamo cercando veramente di cambiare volto alla città. INGV ci ha dato chiaramente lo spazio legato all'area verde che noi attrezzeremo, loro lavoreranno sul monitoraggio ambientale rispetto all'installazione di oltre 40 stazioni radio, ci saranno credo una decina di ricercatori che lavoreranno qua, nessun accordo particolare, sono la sinergia istituzionale che può portare sicuramente a qualcosa di buono. Sono 4 i progetti pilota, le consegne dei lavori vanno da 120 a 260 giorni, per Parco Aldo Moro è previsto 120 giorni, oggi abbiamo firmato, io ritengo nell'arco di 15 giorni inizieranno formalmente i lavori, e con la ditta abbiamo fatto una chiacchierata, con tutte le ditte ho fatto una chiacchierata per chiedere veramente il rispetto dei tempi che serve a noi, ma soprattutto alla cittadinanza che rivedrà questo parco aperto per la sua fruizione. Sindaco, all'interno di questo progetto sono coinvolte anche le società partecipate, in che modo? Messina 2030, che è nata 2 mesi fa, sta prendendo corpo e da un'idea che parte appunto da Agenda 2030 siamo sempre più convinti, anche con il dialogo che abbiamo avuto nelle scuole, che lanciare il messaggio di ecosostenibilità serva. Non è solo piantumazione, è sistemazione di pavimento drenante, è un modo diverso di concepire la città, e credo che le società partecipate in questo Messina 2030 possono dare un contributo soprattutto nelle scuole.